gran parte degli impianti in tutta Italia, impianti elettrici, non sono a norma. Sì, grazie, ho accettato questa intervista per mettere a conoscenza di una situazione abbastanza allarmante. Ogni giorno si legge sul giornale incendi, pericolo, gente che purtroppo non ha più la casa, gente che non ha più le industrie, perché è sempre, quasi sempre la colpa si dà agli impianti elettrici. Effettivamente c'è una realtà, oltre il 70% degli impianti non è a norma. Non è a norma e quindi mette in pericolo il rischio incendio, ma anche il pericolo delle persone. Voi quando andate in giro nelle case, che cosa trovate? Noi troviamo spesso situazioni di pericolo. Cos'è il pericolo? Il pericolo è fili molto sottili, apparecchiature salvavita, interruttori di datati, magari anche funzionanti, male, e lavori fatti magari da cugini, amici che non hanno proprio la conoscenza delle elettrotecniche, che fanno lavori così perché funzioni. Ricordo che un lavoro così che perché funzioni non vuol dire essere un impianto sicuro. Un impianto sicuro deve avere delle caratteristiche. Faccio un esempio: anche solamente quando c'è brutto tempo riceviamo un sacco di telefonate di gente che rimane al buio. Rimane al buio perché ci sono dei fili scoperti, perché ci sono delle apparecchiature elettriche che prendono acqua, e lì ci potrebbe essere l'innesco che può portare a incendi e a situazioni di pericolo. Il consumo che viene richiesto a un impianto elettrico oggi è molto superiore a quello di anche solo 20-30 anni fa. Vi ricordo che negli anni 70 il consumo in stand-by, quindi con nessuna apparecchiatura collegata, era di 20-25 watt. Negli anni 90 è passato a 70, oggigiorno il consumo in stand-by è 370 watt all'abitazione. Cosa vuol dire? Che anche io, quando sono fuori dalla mia abitazione senza niente, il cancello elettrico, la wifi, i caricabatterie dei telefoni, i caricabatterie mi consumano, e comunque il consumo, ogni anno vediamo che il consumo in stand-by, cioè in riposo, aumenta, è sempre su quell'impianto che in stand-by già non è tantissimo il consumo, ma quando ci applichiamo degli elettrodomestici che aumentano sempre, una volta non c'era condizionatore, non c'era fotovoltaico, c'è un sacco di apparecchiature collegate al nostro impianto, e lui è sempre quello degli anni vetusti. Che cosa bisognerebbe fare in pratica? Il consiglio che do è far controllare da un tecnico, da un installatore qualificato, il proprio impianto e farsi consigliare qual è la soluzione migliore per non avere problematiche. Per un impianto di un appartamento medio, diciamo di 100 metri per stare un po' larghi, quanto potrei dover spendere? Allora parliamo di un rifacimento completo, quindi vado da casa della signora Maria che non ha niente a posto, un centinaio di metri si viaggia dai 2.500 ai 4.000 euro, dipende dalle condizioni delle canalizzazioni. Quindi una cosa comunque abbordabile. Abbordabile e soprattutto da preventivare, c'è bisogno di preventivare nelle case, la sicurezza è importante.